amici di Sportland Channel, benvenuti al 60esimo minuto calcio a 11, quinta puntata, visto che le squadre sono giunte ormai alla quinta giornata del campionato, dunque si entra nel vivo con appunto la Serie A e due gironi di Serie B. Faremo il punto ovviamente come sempre sul campionato. Abbiamo anche due ospiti, Marco Contardi, presidente di Sportland. Ciao Marco. Ciao a tutti, buonasera. Hai fatto i compiti, ti sei segnato bene tutto, mi raccomando. Sì, sì, direi di sì, quindi siamo pronti per la puntata. Abbiamo anche qui una gradita presenza, il giocatore della vecchia guardia, Gianluca Caporlingua. Ciao. Buonasera a tutti. Sì. Grazie di essere venuto, sappiamo che sei un po' di fretta perché dopo devi giocare la partita di campionato. Ovviamente in bocca al lupo, abbiamo visto questo inizio, non è stato proprio entusiasmante, ma voi venite dal calcio a 11, dal calcio a 7 e dunque ci vuole un po' di tempo per abituarsi, no? Sì, stiamo cercando di abituarci a questo nuovo campionato. Prima giocando a 7 appunto è stato un po' il nostro esordio in questo torneo. Adesso stiamo cercando di adattarci ai nuovi ruoli, stiamo cercando di trovare la quadratura, quella che il presidente Massimino del Catania chiamava amalgama, no? Noi stiamo cercando di trovarla, faremo in modo di comprarla anche noi come fece Massimino ai tempi. Ma costa molto, è molto caro. Costa molto, però per esempio io sono il portavoce della squadra, uno dei giocatori di maggior classe alla fine della squadra, è per questo che infatti mi aspettano per scendere in campo probabilmente al titolare. Cercheremo di trovare, ripeto, il ruolo adatto anche per i nuovi che si sono aggregati alla nostra squadra dopo il torneo a 7 e cercheremo di fare del nostro meglio. Senti, una rosa allargata, una rosa ristretta, perché 7 componenti per giocare, quindi vuol dire 10-12 persone, sul campo 11 invece è un'organizzazione diversa, sicuramente molto più complessa, e noi abbiamo squadre che sono con noi da tanti anni e che in effetti ormai sono abbastanza rodate, però mi rendo conto che il campionato 11, al di là dei discorsi tecnici, sia proprio un campionato diverso rispetto al 7 per le convocazioni, per la rosa. La vostra com'è composta? Beh, ovviamente sono partito, diciamo così, scherzando, dicevo sono un giocatore di maggior classe. In realtà abbiamo un gruppo che è abbastanza assortito, diciamo che abbiamo dei giovani uomini e dei ragazzi che sono invece anagraficamente meno attempati. Ora, il discorso è che noi stiamo cercando di sfruttare la loro qualità, la loro corsa e di mettere così in condizione quelli che hanno più esperienza di, diciamo così, fare in modo di poter mettere al servizio della squadra questa esperienza grazie alla corsa appunto di questi giovani. Sicuramente stiamo notando come le altre squadre più rodate ci danno del filo da torcere, però noi una cosa importante è quello che vogliamo, il messaggio che vogliamo dare è che comunque si può vincere e si può vincere bene, si può perdere col sorriso sulle labbra e anche magari scherzando, prendendoci un po' in giro, non prendendosi troppo sul serio, che poi alla fine è il nostro modo di giocare, e poi si può anche magari pareggiare una partita all'ultimo minuto e festeggiarla come una vittoria in finale. Cercheremo sicuramente di dare il filo da torcere un po' a tutti, perché se mi permettete, diciamo, riprendendo una frase di un regista famoso che seguo da tempo, che si occupava che fece un film di box dicendo quest'uomo ha i pugni nelle mani, il regista si chiamava Ennio Annio, noi abbiamo i calci nei piedi e quindi cercheremo in tutti i modi di sfruttare questa nostra qualità. Bene, grazie. Allora, senti, quindi stasera abbiamo uno scontro in effetti in fondo classifica, perché vedo qua il girone, in girone B, la serie B, girone A, che vede in punteggio quasi pieno praticamente Real Pacini, Certe Notti 11 punti, Hamza Fidas 9, Murati dentro 8, eccetera eccetera, fino arriviamo proprio in fondo classifica, vediamo Guerriero Selvaggi 2, Vecchia Guardia 2, Top Edile 1. Quindi stasera abbiamo uno scontro in fondo, però mi piace quello che tu hai detto, il fatto che ci sia sempre lo spirito giusto, quindi è vero la classifica, ma è soprattutto vero il fatto di stare assieme, giocare bene assieme, divertirsi, e poi la classifica ha un'importanza però relativa, i valori sono senz'altro altri. Credo che sia anche condiviso con le altre squadre, per cui se questo è lo spirito, questo è lo spirito giusto, vi diamo davvero un bel in bocca al lupo per la serata e per la partita. Grazie, ciao. Grazie. Bene, allora congediamo Gianluca Caporlingua in attesa della tua partita appunto di questa sera dei tuoi compagni, e ovviamente in bocca al lupo per tutto il resto del campionato. Invece con Marco allora andiamo avanti a fare il punto vero e proprio sul campionato, partiamo ovviamente dalla Serie A, dove ci sono in testa questa coppia Dinamo Padella e il Conte Chiesa Caffè, attesi proprio dallo scontro diretto, dal big match
Esatto, abbiamo un bel big match proprio, diciamo, questa sera. Non giochiamo qui al Cimiano, ma giocano al Baggio Secondo, serata questa sera piovigginosa, per cui terreno magari scivoloso. Vedremo un po' chi avrà la meglio tra i due pretendenti al primo posto in classifica, Torino Padella e Conte Jazz Café, e vedremo un pochino domani la situazione della classifica. Quindi invitiamo tutti a domani a vedere sui siti i risultati. Intanto sulla Serie A proseguo la classifica con le partite giocate, quindi abbiamo Longobarda 10 punti, Sporting Trabo 9, Le Sequoie 9, San Siro 2007, Gruppo Gorla 6, Lucas Barronchi 3, Pickers 3, Ius Milano 3, FC Team 1, Vecchie Glorie 1. Questa sera, diciamo, questa settimana abbiamo già giocato San Siro 2000, Vecchie Glorie 2-2, Ius Milano 3, Gruppo Gorla 2, e poi abbiamo giocato per il momento FC Team Le Sequoie, e hanno vinto Le Sequoie 3-2. Questo per il girone A. Bene, allora andiamo avanti a fare il punto sempre sulla Serie B, però girone A. Qui vediamo sempre una coppia in testa, Marco Galpacini e Certenotti, 11 punti. Due squadre ancora imbattute, non hanno ancora perso una partita, e dunque sono per il momento le squadre migliori, come già appunto sei tornato tu. Ma anche Amsafiras e i Murati dentro sembrano squadre non in grado di poter dar fastidio a questo campionato e di potersi inserire nella lotta al vertice. Il girone dove appunto c'erano anche i nostri amici della Vecchia Guardia, che abbiamo appena menzionato appunto con il nostro ospite. Giriamo sulla Serie B, girone B. Qui abbiamo al comando Dinamo Libia, 5 partite giocate, 4 vittorie e un pareggio, dunque ancora imbattuta, poi con 10 punti, dunque 2 punti indietro Ethical Diamond con appunto 10 punti, poi subito dietro Natural Break 9 punti, 4 partite giocate, TSO 9 punti, 5 partite giocate, perché ovviamente qui bisogna tener conto sempre anche del discorso delle partite ancora da concludere per questa settimana, e dunque classifica ancora provvisoria. Però abbiamo già qualche risultato, però Rinaldo. Sì, TSO Dinamo San Carlo 3-0, Dinamo Libia Globo Rossi 3-2, Natural Break Ethical Diamond, appunto menzionata prima, 2-3, dunque si è imposta di misura la Ethical Diamond. Marco, direi molto equilibrio però in queste partite giocate, no? Direi quasi tutte le partite, a parte forse una, quella del TSO, sempre, no, sul filo di lana. Assolutamente sì, il campionato 11 è un campionato molto importante, per cui ormai abbiamo squadre che sono consolidate, che sanno benissimo, giocano quasi a memoria, quindi sanno benissimo i loro spostamenti, per cui ci sono sicuramente squadre molto organizzate, altre che sono in fase di struttura, di ristrutturazione, quindi di, come Topedile, che giustamente dovrebbe essere una squadra che riguarda la parte immobiliare, per cui vedremo un attimino cosa faranno e se riusciranno soprattutto a riprendersi dalla classifica e risalire un po' la china. Bene Marco, allora se non c'è altro direi che è tutto qui dal Centro Sportivo Cimiano. Poi ovviamente continueremo sempre nel corso delle settimane a seguire in dettaglio il campionato sport al calcio a 11. Ci saranno sempre anche le interviste e un po' di immagini dai campi, visto che quest'anno, Marco, c'è stata questa novità anche di fare appunto il nostro programma 60esimo minuto direttamente nei centri sportivi, non più negli uffici sport. Questa sicuramente è una novità che è piaciuta alle squadre, così si coinvolgono anche maggiormente, e direi che si vive qua in diretta questo campionato. Sì, ci auguriamo che ci seguano sempre più giocatori, per cui daremo sempre spazio alle interviste, alle squadre, e quindi auguriamo davvero a tutti quanti un buon campionato, un buon proseguimento di campionato. Bene, allora grazie Marco Contardi, appuntamento a settimana prossima sempre con il 60esimo minuto calcio 11, e un cordiale saluto da Rinaldo Badini.